Vito Mancuso, filosofo, teologo, ha scritto recentemente un libro che mi sembra un libro di successo. Ho visto che dei miei amici conoscenti l'hanno comprato, lo stanno studiando con interesse. E questo libro si intitola Il bisogno di pensare. Bisogno di pensare. Questa cosa fa venire in mente che ci sia un ritorno all'esigenza di porsi il problema del pensiero, insomma, che stiamo ancora cercando di capire come il pensiero ci può aiutare ad orientarci nel mondo di adesso. Insomma, come se in quest'epoca avessimo abbandonato un po' la nostra capacità di pensare per delegarla ad altri, insomma, altri che pensano posto nostro, altri che ci dicono come pensare, altri che ci spiegano come sanno le cose, com'è la realtà, cosa dice la filosofia, cosa dice questo e quello, togliendoci quell'iniziativa, quella capacità di pensare anche a modo nostro, di elaborare noi un pensiero, non dico originale, ma un pensiero personale. Mancuso poi in questo libro, nella prima pagina, si pone questa domanda: quanti anni avete? Tanti, pochi? Qualunque età abbiate, io vi chiedo qual è il vostro punto di orientamento in questa vita che scorre, che viene da una bianca sorgente che non conosciamo e che va verso un mare nero che conosciamo ancora meno. Io, dice, alla mia età ancora mi chiedo a cosa affidarmi per trovare direzione e sostegno, perché di un sostegno ho bisogno. Questo è sicuro, questo lo sento. A volte con un dolore sottile e penetrante che mi pervade tutto il corpo, specialmente la sera. Anche voi l'avvertite talora? Ci chiede. O non sapete neppure di cosa parlo? Mi capite o pensate che io sia solo un disadattato cui concedere un sorriso di circostanza? A prescindere però dall'impressione che vi faccio, la mia domanda rimane. Dopo aver scoperto il principio della leva, Archimede dichiarò: datemi un punto d'appoggio e solleverò il mondo. Ebbene, io vi chiedo, quale punto di appoggio avete per sollevare il vostro mondo dalle bassure dell'esistenza quotidiana? Oppure non ve ne curate? Oppure preferite stare bassi, rasoterra? A volte persino strisciare perché si fa meno fatica e non c'è pericolo di cadere. Voi mi direte di farmi i fatti miei. Però io insisto e pongo la questione anche dal punto di vista dinamico, chiedendo, lo sai in base a cosa ti muovi? Lo sai verso quale scopo dirigi la tua energia vitale? Sei consapevole del metodo con cui affronti la vita e del fine che vi persegui? Lo sai qual è il criterio del tuo procedere in equilibrio sulla fune della vita? Ecco, allora queste sono domande importanti, insomma, sono domande a cui è interessante provare a dare una risposta, ma sarebbe interessante che ognuno di noi provasse a dare una propria risposta individuale. E da questo punto di vista io provo a dare la mia. Quindi, senza volere dare degli insegnamenti, dire voi dovete, è così, ci sono le endorfine, ci sono le encefaline, ci sono le amine cerebrali, le sostanze del piacere. Il ritorno all'infanzia, in base a cosa? Alla fine, dopo tutti questi anni, e considerando che la realtà è quella che è, e ormai è così, in questo momento la realtà è quella che è, e quindi con questa mi trovo a confrontarmi, ad avere a che fare. Su cosa mi appoggio? Quali sono le leve che sostengono e che motivano il mio stare al mondo? E intanto, cominciando dalla prima cosa, lo stare al mondo è una cosa piacevole o dolorosa per me? È qualcosa che rimpiango, come dicono alcuni, insomma, no, era meglio se non fossi nato. Oppure no, oppure tutto sommato è un valore, mi piace stare al mondo. La vita, pur con la sua componente di dolore, per me è una cosa bella. Diciamo che la vita, pur con la sua componente di dolore, è una cosa che va vissuta, è una cosa bella, è una cosa che vorrei sperimentare
sfruttare e vivere fino in fondo, al massimo di quanto sono capace, non al massimo possibile, cioè al massimo di quanto la possono vivere o vivere altri, al massimo di quello che io penso di essere capace di viverla io, di provare gratificazioni nella vita che vivo. E la gratificazione giornata per giornata, credo di passarla nel momento in cui ho la consapevolezza di aver passato quella giornata senza vuoti, senza momenti di noia. Cioè che il tempo che ho vissuto in quella giornata in realtà non mi è quasi bastato per fare tutto quello che avrei voluto fare in quella giornata, ma che avrei voluto farlo io, come dire, che nasceva dal mio desiderio di fare quelle cose, non perché mi erano imposte, cioè un tempo non vissuto per gli altri o per altre cose che in realtà non mi interessano, non mi gratificano, un tempo come una macchina, insomma, che lavora per un altro, un tempo che ho la consapevolezza di aver vissuto per me, quindi di non averlo sottratto alla mia vita, ma nello stesso tempo questa gratificazione aumenta ed è più completa. Se ho la sensazione che quello che piaceva a me, se come ho costruito la mia giornata, diciamo nel mio piacere, soddisfando un mio desiderio, o il mio desiderio di come vivere quella giornata, in realtà può essere utile o è stato utile anche agli altri, non per puro altruismo, ma perché coincide questa cosa, questo desiderio, di fare certe cose, magari di farle bene, e di farle in modo tale che possono essere anche di utilità, possono creare piacere, soddisfazione, gioia, che so io, anche ad altri. Per me è una gratificazione che va al di sopra del denaro, cioè non fare le cose per denaro, pur rispettando il valore del denaro. E da questo punto di vista, siccome è di me che parlo, mi sento privilegiato. Mi sento privilegiato perché non ho, in questo momento almeno, il problema contingente del denaro. Non sono ricco, ma non sono neanche povero e quindi non ho la preoccupazione di arrivare a fine mese e quindi di guadagnare per poter permettermi un minimo di qualità di vita. Posso, senza abusare in consumi, senza. D'altronde non ne sento neanche il bisogno di particolari consumi materiali, sento la possibilità di vivere una vita decente. Quindi, senza cercare denaro, mi trovo a considerare che alla mia età, se anche avessi più denaro, non saprei come spenderlo. Cioè, non ho dei desideri particolari che mi portino a spendere cifre di cui non posso disporre. Quello che mi serve nella vita mi sembra di averlo e di più non ne desidero. Quindi, insomma, semmai il problema è quello di dare qualità a queste ore, alle giornate che poi si ripetono. E quindi in queste giornate per me dare qualità vuol dire anche fare, pensare, riflettere e agire. Cercando di comunque di migliorare quello che si fa, quello che faccio, che poi è anche il frutto di, ho scoperto, insomma, di desideri che avevo fin da bambino e che non avevo realizzato poi durante la vita. Quello che faccio è anche qualcosa che sento la necessità di perfezionare, non tanto cercando, dando anche quello che gli altri fanno e quindi prendendo possibilmente quello che di buono vedo fare agli altri e cercando poi, per quanto possibile, con la consapevolezza dei miei limiti, cercando di affinare, quindi di fare delle cose che sono nelle tue corde, all'interno delle tue possibilità e di affinarle in un certo modo. Nel tempo, fin dove si arriva. Qual è poi la visione del mondo? Perché una visione del mondo la dobbiamo avere, no? Dobbiamo orientarsi. Io ho la
la mia visione del mondo. Una visione chiara del mondo, praticamente ho da sempre, è il fatto che non ci sia un al di là e che noi siamo fatti, che giochiamo tutta la nostra vita qui, sulla terra, e quindi non ci sia un essere trascendente. Non credo in un Dio di nessun tipo. Non credo in una reincarnazione, non credo. Credo che noi siamo qui e completiamo la nostra esistenza qui. E quindi l'unica carta che ci giochiamo nelle nostre possibilità, che mi gioco nelle mie possibilità, è questa dell'esistenza. Quello che non succederà qui non succederà più. Quindi non vivo in funzione di un futuro. Il mio futuro è sostanzialmente il mio presente o il mio immediato futuro. Allora non credo in niente di trascendente. Credo però che noi non siamo soli in questo mondo e non siamo neanche autosufficienti. Siamo qui perché dobbiamo a qualcun altro la nostra vita. E non solo la nostra vita, ma anche la nostra cultura, quello che abbiamo in qualche modo lo abbiamo. Il nostro percorso lo facciamo insieme come un organismo, ogni parte del quale funziona bene se è in armonia con gli altri. Cioè, insieme possiamo collaborare a stare meglio, se possiamo, se riusciamo a stare meglio. Non riusciamo a stare bene da soli. Io penso che non si riesca a stare bene da soli. Quindi la necessità di trovare con gli altri un rapporto, di creare un rapporto con gli altri, che può essere più o meno intenso, che può essere più o meno d'amore, d'amicizia, di solidarietà, di fratellanza. A volte anche di intolleranza, perché no? Insomma, cioè, viviamo queste cose. Però nel rispetto degli altri, insomma, un minimo di rispetto per gli altri lo dobbiamo avere. Viviamo tutti nella stessa situazione, ognuno a modo suo soffre o vive con piacere il fatto di essere un'entità in questo mondo. In questa realtà ci muoviamo insieme. Stare al mondo è difficile, soprattutto adesso, insomma, organizzarsi, sopravvivere e dare qualità alla vita è difficile. Quindi all'interno di questo dobbiamo cercare quello che ci unisce, quello che ci fa essere solidali gli uno con gli altri, più che non quello che ci divide. Il rapporto con gli altri per me deve essere un qualcosa che si basa sul rispetto, sulla riconoscenza, quando dagli altri riceviamo, che non solo sono dei contributi così economici o gratificazioni o doni, insomma, sono anche dei contributi dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle idee, dal punto di vista delle iniziative, dal punto di vista dell'affetto che riceviamo dagli altri. Della considerazione, della stima, insomma, no? Quindi la necessità di farsi in qualche modo stimare e da questo punto di vista per me di avere un pregiudizio positivo nei confronti degli altri, cioè di pensare, ho imparato che a pensare, è vero che a pensare male spesso ci si azzecca, però secondo me è anche vero che avere un pregiudizio positivo, cioè considerare gli altri magari più di quello che sono, dargli una certa fiducia, dargli una certa, come dire, investire sugli altri, anche magari al di là di quello che sono le loro possibilità, spesso aiuta ad avere, a ricevere dagli altri qualcosa di più. Insomma, io lo vedo su di me, insomma, no, se qualcuno mi dà fiducia, mi carica anche di una certa responsabilità, cerco di fare di tutto per ricambiare questa fiducia, per rispondere a questa responsabilità. Quello che io spero
sento, insomma, anche il mio vissuto con gli altri e questo con le persone che mi stanno vicine, insomma, l'importanza di prendersi cura, cioè il fatto di sentire in qualche modo la responsabilità anche rispetto alle persone che ti stanno vicine, di non poter chiudere con queste persone, cioè di non poter far finta che non ci siano, quando stanno male far finta che non stiano male, ma in qualche modo di assorbire su di te anche questo dolore o questo malessere, insomma, o anche magari le loro gioie, insomma, e di fare il possibile per cercare di, quando si tratta di dolore, di alleviarlo, quando si tratta di una gioia, di condividerla. Insomma, investire anche la propria affettività, emotività, anche su. Questo succede ovviamente con le persone che più mi stanno vicino, insomma, no? Ho detto che non credo in un al di là, no? La mia visione è abbastanza panteistica, cioè credo ovviamente nell'evoluzionismo, insomma, no? Credo che noi non siamo all'apice di un qualcosa che con l'uomo è arrivato al suo punto ultimo. Forse sarà arrivato, forse arriverà al suo punto ultimo, nel senso che probabilmente l'uomo è fatto in maniera tale che riuscirà magari a distruggere il mondo in cui vive, ma magari questo mondo, insomma, poi si ricostituirà come è successo al tempo dell'estinzione dei dinosauri, chissà. Ma credo che la vita si manifesti e abbia di per sé una forza tale, una forza vitale, che fa sì che questa vita si esprima nel maggior numero di forme vitali possibili. Cioè nella vita vedo, nella natura, nelle cose, vedo una vitalità che porta esseri viventi a manifestarsi nella maggior varietà di forme possibili, a rimpiazzare quello che viene meno, a rinnovarsi e quindi in questo la necessità della morte perché poi subentri la vita. Questa energia, insomma, che è un'energia che dovrebbe essere gioiosa, se pensiamo non alla vita di un solo individuo, cioè non alla mia vita e basta, ma se io penso di far parte di una catena di vita, catena di uomini, ma anche a una catena di esseri, insomma. Un individuo finisce, ma poi continua negli altri individui che vengono dopo, insomma, e continuerà. E viene da. Allora senti che sei una parte di un tutto e che con te in realtà non finisce esattamente tutto, finisci tu, ma tu sei solo una parte di un qualcosa di molto più grande che esiste e che si chiama vita, che a un certo punto è nata, si è evoluta da una singola cellula, da un singolo essere microscopico, insomma, si è evoluta ed è diventata quello che è diventata adesso. E non sappiamo come, non lo so come andrà a finire. Non sono molto ottimista per il futuro, ma insomma sento che faccio parte di una catena per cui anche la morte è necessaria perché poi questa catena si rinnovi, no? E quindi penso anche alla mia morte, come alla morte in cui non tutto finisce, qualcos'altro di me si prolunga, anche se non riuscirò a vederlo, se non riuscirò, ci saranno i miei figli, i miei nipoti, ma ci saranno anche le cose che in qualche modo in questa vita ho fatto, ci sarà qualcuno che magari si ricorderà per un po' del mio passaggio sulla terra, forse pochi, questo è quello che posso aspettarmi. Noi siamo anche quello che lasciamo. È una tristezza quando si muore e non si lascia niente. Il giorno dopo ci si è già dimenticati che siamo esistiti. Ecco, forse è più consolante morire, visto che non ho un al di là a cui pensare, con l'idea che lascio qui un ricordo, che lascio qui delle cose. Magari una pagina scritta, un video, qualcosa che comunque resterà. Resterà per chi la vorrà vedere, magari tra un po' sarà dimenticata, ma comunque qualcosa che resti, che non scompaia del tutto con
con la morte dell'individuo. Tanto per fare una metafora, insomma, no, penso al corpo, penso, mettiamo le cellule della pelle, no, si rinnovano, cadono, rinascono in continuazione. Molte altre cellule sono così, no? Il nostro corpo si rinnova tante volte nel corso della vita, cambia, le cellule nascono, muoiono. Ma pensiamo a quelle della pelle, no? Una cellula della pelle è comunque importante nell'economia del corpo, ma non ce ne accorgiamo quando ne perdiamo, anche ne perdiamo migliaia, perché continuamente altre ne nascono e il corpo rimane e nello stesso tempo però si modifica. Quindi, insomma, questo essere, no? Che è quello che è, ma che si modifica continuamente nel tempo. Ma anche queste singole parti, come noi siamo delle singole parti di un corpo più grande, io sono una singola parte di un corpo più grande che è l'umanità, ma che poi è l'insieme degli esseri viventi, beh, io posso mancare, ma il resto continua. E anzi si rinnova, perché se io continuassi ad invecchiare, continuassi ad esistere, questo corpo a un certo punto diventerebbe non più vitale, diventerebbe vecchio, diventerebbe frustro. Bisogna morire, insomma, e quindi si muore anche adattandosi a questo, insomma, consapevoli che nella vita abbiamo fatto, ci siamo stati, e quindi siamo stati utili nell'economia di un organismo più grande. Questa utilità, insomma, dipende da quello che abbiamo fatto in realtà, insomma, no? Alcuni di noi sono stati più utili, altri sono stati più dannosi per il resto dell'umanità, ma anche in un organismo, no? Ci sono anche cellule che non fanno molto bene, no? Tumori quando vengono fuori. Un mondo che per me è bello, o è potenzialmente bello, che poi noi uomini riusciamo anche a renderlo meno bello, questo è un altro discorso, riusciamo anche alla fine a distruggerlo. Lo vedo così, insomma, come un qualcosa che non è stato creato, un qualcosa che si è perfezionato man mano che sono passati i millenni, le decine di migliaia, i milioni di anni, e che si è modificato nel tempo, difficile dire evoluto, ma si è modificato nel tempo in continuo, e ancora probabilmente si modificherà. Si è modificato lentamente per tanti anni e ha trovato degli equilibri all'interno di queste modificazioni. Gli esseri e le società, poi, insomma, no, penso che trovino degli equilibri che si formano gradualmente nel tempo e sono degli equilibri abbastanza solidi, no? Quando un equilibrio si forma nel corso di tanti anni, tende a mantenersi in equilibrio. Cosa sta cambiando adesso, secondo me? E qual è un fattore importante che per me è, non so se lo consideriamo abbastanza. È il tempo, è la velocità con cui abbiamo modificato i processi, no? Equilibri che si sono stabilizzati, che si sono creati in tanti anni, milioni di anni, spesso, adesso li stiamo alterando, li stiamo modificando nel giro di poche decine d'anni e credo che gli organismi non hanno questa capacità di reggere a dei cambiamenti così rapidi, così improvvisi. Non so, il fatto che in poche decine d'anni la popolazione della Terra si sia triplicata, quadruplicata, quintuplicata, a seconda da quando la prendiamo, ma insomma se la prendiamo dall'inizio del Novecento si è almeno quintuplicata. E così via tante altre cose, no? Ogni intervento che noi facciamo su un organismo, come quando interveniamo sul nostro organismo, dal punto di vista per esempio con i farmaci o con certe cose, insomma, no? Rischia di modificare degli equilibri che sono consolidati, sono equilibri così complessi che non riusciamo a volte a capire le conseguenze. Spesso riusciamo a calcolare un effetto, ma tutti gli altri non riusciamo a calcolarli. Adesso abbiamo delle possibilità di intervenire sia nel corpo che in un organismo più grande come quello della Terra con degli strumenti che sono talmente potenti
e che riescono a creare degli sconvolgimenti così grandi su equilibri che non possiamo più controllare. Quindi non lo so, vivo il futuro con una certa angoscia, la sensazione che siamo arrivati a un punto di svolta. I mutamenti così forti, così importanti, perché i mezzi, la tecnologia ha cambiato così, in maniera così importante questi strumenti, temo che questo sia un grave pericolo e non lo so. Su questo non ho gli strumenti. Penso che poi, insomma, per quante cose sappiamo o cerchiamo di sapere, per quanti saggi, filosofi ci dicano le cose, la verità non lo sappiamo mai, no? Ma non sappiamo la verità ultima, insomma, cioè ognuno di noi ha una sua verità, ma ormai non c'è più una verità che fa da verità a cui rispondere. Ognuno si sbanda nella sua verità e quel che è brutto è che cerca poi di imporla agli altri, per cui non c'è più una condivisione di determinati valori. Le cose passano così rapidamente, poi si dicono, si smentiscono. Sentivo l'intervista, no, dell'ex vicepresidente di Facebook, no? Diceva, vi stanno riprogrammando, insomma, io Facebook è un qualcosa di assolutamente dannoso, vi stanno manipolando i cervelli, vi stanno riprogrammando, stanno succedendo queste cose. Rapidità, ovviamente, con cui è cresciuto Facebook, importanza che ha avuto. Capacità di assorbire anche la nostra capacità di pensare, di ragionamento. Ecco, e lui dice: vabbè, io adesso negli ultimi 7 anni non ho più postato, ho postato 3, 4, 5 video su Facebook, insomma, o non lo faccio vedere ai miei figli, non lo faccio usare ai miei figli. Come se questo forse bastasse. Ecco, non credo che ci possiamo salvare solo individualmente da queste cose qua. Credo che Facebook continuerà e che la sua riprogrammazione continuerà, come tante altre cose continueranno, tante altre cose non buone, non positive, tanti processi portano all'alienazione, insomma, no? Continueranno, ci saranno, sono stati iniziati e continueranno. Credo che l'unica cosa che noi abbiamo sia quella di vaccinarci contro queste cose, sia. Ma d'altronde abbiamo fatto una campagna anche contro i vaccini, però insomma dovremmo elaborare degli anticorpi. Non ci salveremo solo individualmente. Solo chi avrà questi anticorpi forse riuscirà a salvarsi in qualche modo, a salvarsi almeno dal punto di vista del pensiero. Ma per elaborare anticorpi bisogna in qualche modo pensare. E bisogna quindi non essere così suscettibili ai consumi di massa, desiderare le cose, no? Avere un desiderio, cioè capire la propria natura. Però non è così facile, ovviamente, capire la propria natura. Non è così facile, come dire a qualcuno, capire quali siano le cose più importanti e quelle meno, fare una graduatoria tra le cose più importanti e tra quelle meno importanti. Perché non siamo solo noi a decidere, ci sono tante altre forze, tante altre cose che ci hanno condizionato, no? Sappiamo che noi desideriamo quello che desiderano gli altri, no? Capire effettivamente quello che vogliamo non è così facile. Capire quello che voglio non è così facile. E neanche dare Non è così facile neanche stabilire una graduatoria di valore per me, su quello che effettivamente voglio o no. Ecco, per me sono stati importanti gli incontri nella vita, cioè molte cose capitano in maniera casuale. Quando tu cerchi una cosa, io penso, difficilmente magari questa cosa si realizza. È quando tu direi da fare di tutto perché desideri una cosa, no? La vai a cercare, non la trovi. Poi magari questa cosa ti si presenta così casualmente, così magari la cosa, un'occasione, il fare qualcosa, un lavoro, un'attività.
ma anche un incontro, una persona, un amore. Allora, la cosa importante per noi, per me almeno, insomma, nella mia vita è stata quella di, quando si è presentata una cosa importante, di poterla riconoscere, perché ce ne passano davanti tante, no? Ci sfiorano e non le riconosciamo, non le sappiamo prendere. Tanti treni che ci si passano accanto e non li riusciamo a prendere al volo. Ecco, io credo che una persona intelligente, insomma, le cose di cui sono contento nella mia vita, sono quelle in cui ho saputo cogliere al volo quella cosa che poi si è dimostrata essere importante, un pilastro poi della futura vita. Quindi coglierla, quindi gli incontri da questo punto di vista, questa nostra vita che è fatta di incontri buoni e di incontri cattivi, come dice qualcuno, e che io condivido, ma e questi incontri cattivi che anche vanno riconosciuti e vanno eliminati, insomma, quella di togliere. Per me di togliere dalla mia vita quelle cose che in realtà sono negative. Ultimamente ho tolto anche la televisione completamente, praticamente. E mi sento libero da un certo punto di vista di essere sottoposto a pensieri, a problemi, eccetera, che poi non sono miei e nei confronti dei quali poi, anche se ci penso, anche se mi immedesimo, anche se queste cose mi toccano, poi però non posso farci niente. E allora preferisco tenere la mente sgombra per qualcos'altro che posso dominare, che magari poi alla fine mi gratifica. Non distrarla la mente, ma abituarla a pensare a cose a cui io voglio pensare, che sento che fanno parte dei miei temi, delle cose che intervengono nella vita. Quindi persone, incontri, che sono quelle che ti fanno anche nascere il desiderio, no? Cioè quelle persone quegli incontri positivi che senti che vivono con pienezza, che realizzano quello che anche tu senti che ti piacerebbe realizzare, che senti che è nel tuo animo, nel tuo intimo, ma che magari non hai mai avuto il coraggio, non hai mai avuto lo stimolo, l'occasione, l'opportunità. Così, magari al tempo giusto non c'erano le condizioni, così, insomma, no? Però persone che ti hanno aperto uno spiraglio, che ti aprono uno spiraglio, no? E questo spiraglio di desiderio, cioè attraverso queste persone tu alla fine riesci anche a capire un po' di più cosa sei, attraverso quello che effettivamente desideri, quello che è la tua natura, quello per cui sei portato, quello che è il tuo daimon, quello che è il tuo carattere. Non lo so, una cosa banale, ma mi ricordo che, non so, quando avevo pochi anni, no? Alla radio, c'era solo la radio, c'era ancora la televisione, ma magari mi trovavo la mattina a dirigere quando suonavano della musica sinfonica, no? E mi ricordo che ho visto un film da bambino in cui c'era la storia di un bambino molto piccolo, giovane, insomma, direttore d'orchestra, insomma, che era diventato direttore d'orchestra. E questa cosa me la ricordo ancora adesso. E poi mi è rimasta questa voglia di, come dire, rispetto alla musica, non soltanto di suonare con tutti i limiti così, ma anche proprio di dirigere, cioè di avere qualcosa che attraverso le mani risponda al tuo gesto, insomma, no? Questo mettere in comunicazione il gesto con le cose. E poi anche questo, come dire, adesso, 2 o 3 anni fa, è successo, cioè è stato reso possibile per un incontro casuale, insomma, no? E quindi la possibilità di fare, molto in piccolo, non tanto di dirigere un'orchestra, ma insomma, di dirigere per esempio un coro, adesso sono due, e quindi di mettere in pratica questa cosa, no? Questo fatto di determinare col gesto poi la musica, di condurre la voce degli altri, no? Cose che si realizzano, magari non si sono realizzate da piccolo, ma forse tutta la tua esistenza o la mia esistenza sarebbe cambiata completamente, avrei fatto altro, ma non avrei fatto quello che ho fatto e che adesso, insomma, mi permette di stare qui a fare questa cosa qua senza pormi il problema di un guadagno, insomma, no? Perché nella mia vita ho lavorato e adesso sono in pensione, quindi
non ho questo problema immediato, no? Del fare delle cose per avere soldi. Il rapporto col denaro, no? Il rapporto col denaro che non è più un rapporto, come dire, mi rimane il piacere di fare delle cose senza farmi pagare. Cioè, per me, il fatto di essere stato stipendiato e di avere dal mio stipendio quanto bastava per vivere io e con dignità anche far vivere la mia famiglia, mi ha permesso in qualche modo di lavorare senza pensare a dover produrre altro denaro in più. Cioè, c'è gente che rimette la vita, no? Cioè, che non fa altro che lavorare per far soldi, poi non sa cosa farne. Beh, per me non è stato così, insomma. Io ho avuto il piacere, finché lavoravo, mi si presentava l'occasione, qualcuno mi chiedeva consiglio, chi mi chiedeva, l'ho sempre visitato in maniera gratuita. Cioè, voglio dire, non. Perché la gioia, ma non per una questione, ma perché per me la soddisfazione di fare qualcosa per qualcuno di cui magari lui ti poteva essere grato, ma non grato in maniera tangibile, grato dal punto di vista emotivo, insomma. La soddisfazione di questo è sempre stata maggiore di una soddisfazione che poteva essere misurata in termini economici e di avere un denaro che poi non, in realtà, insomma, non era così importante per me, insomma, no. Non è che non avessi saputo cosa farmene, ma potevo farne a meno, insomma. E avevo lo stesso quello che mi serviva, ecco, cioè il fatto che il denaro per me deve essere qualcosa che ti serve quanto basta, non deve essere un qualcosa per cui vivere in maniera assoluta e per cui il tempo, per esempio, è più importante del denaro. Da quando sono andato in pensione io non ho fatto niente, avrei potuto continuare ma ho preferito dedicare il mio tempo ad altro, cioè a me stesso fondamentalmente, oppure alle persone, a stare insieme con le persone con le quali sto bene insieme, senza la preoccupazione di guadagnare denaro. Denaro per me non è un valore in sé, insomma, no, è un qualcosa che serve per vivere, serve per pagare le bollette, serve per poter comprare, avere la benzina, ma tanto non ti dà la felicità. Il rapporto con gli oggetti invece è già diverso. Anche il rapporto con gli oggetti è un qualcosa che, secondo me, no, con la casa dove vivi, gli oggetti che hai, insomma. Il rapporto con gli oggetti è più un legame affettivo, no? È il fatto di avere una continuità con il tuo passato. Ogni oggetto, se tu non lo compri così, insomma, no? Cioè, non lo compri per un puro fatto consumistico, ma. Come dire, anche gli oggetti li compri quando ti piacciono, quando hanno un senso per te, quando ha un senso per te comprarli. Allora anche gli oggetti, non so, un quadro, un tappeto, una lampada, una ceramica, non lo so. A volte ti sono regali, sono ricordi, no? Ma altre volte sono anche i momenti della tua vita, insomma, no? Che rivivono e che poi ti circondano, insomma, sono quello che sta intorno a te nella casa dove vivi, insomma, che ti fanno sentire bene, ti fanno sentire l'ambiente accogliente, insomma, no? Li riconosci, cioè ognuno ha una storia, un suo momento, insomma. Per cui anche degli oggetti, da questo punto di vista, faccio fatica a disfarmene. E nello stesso tempo, però, cerco di averne cura, cioè cerco di essere rispettoso rispetto alle mie cose, per cui le conservo, cerco di mantenere le cose, insomma, cioè una forma di rispetto alle cose è anche quella di averne cura, di conservarle, di farle durare nel tempo. Mi ricordo che la mia insegnante di pianoforte, che quando avevo 11 anni, poi lei era anziana, poverina, quindi è andata in casa di riposo, e quando è andata in casa di riposo mi ha chiamato nella sua stanzetta, perché abitava in una stanzetta piccolissima, era molto povera, insomma, no? E mi ha chiamato a casa sua e mi ha dato, insomma, con un gesto così, tutte le sue partiture, insomma, cioè che era il suo patrimonio partiture, perché poi in casa di riposo non avrebbe avuto il pianoforte, non avrebbe. In queste partiture ce n'erano anche di scritte a mano, una che mi aveva scritto lei, per esempio, una trascrizione che mi aveva fatto, mi ricordo, della Vedova Allegra, e dove sotto la quale poi aveva scritto. Ho regalato questo, me lo ricordo ancora, insomma, ho regalato questo pezzo a Walter perché diventi sempre più
più buono ed obbediente, e invece diventa sempre più cattivo, pessimo. Dice parole d'offesa e insulta la maestra, una cosa del genere. Però io ce le ho ancora queste cose qua, e sono cose che, come dire, che fanno parte del tuo passato, quindi della tua vita, del tuo ricordo. La vita, finché dura, almeno quella che è la mia vita, è un tutt'uno, come cerco di avere le cose che mi ricordano i miei genitori, insomma, le persone del mio passato, quelle che sono riuscito a conservare, perché poi, insomma, ci sono anche vicende, no? I figli, queste cose qua, molte cose quando le hanno maneggiate loro, insomma, non si sono più trovate, non lo so. Ma insomma, quello che è di peso da me conservare, ho cercato di conservarlo. Questo rapporto con le cose, che non è un rapporto maniacale, perché non sono maniacale, non ci dedico molto tempo su queste cose qua. Cerco anche di non fare, adesso sto anche cercando di non riempire troppo le cose, se no si fa come si chiamano, no? Quei soggetti che poi riempiono completamente la casa e non riescono neanche a camminarci sopra. No, questo no, però gli oggetti, insomma, gli oggetti belli, poi gli oggetti belli, insomma, no? Anche quelle piccole cose, anche d'arte, che uno si può ogni tanto permettere nella vita. Sono delle cose che sono cosa importante, insomma, secondo me, più che non, ecco, mentre non ho un grande rapporto con gli abiti, con queste cose qua, no? Non compro vestiti, ho ancora vestiti di 20 anni fa, non mi interessa come vado vestito, non curo molto l'aspetto, insomma, perché non è quello poi con cui cerco di mettermi in gioco quando trovo la necessità di mettermi in gioco, insomma. Ecco, un'altra cosa, no? Sono sempre stato più, come dire, ho sempre cercato, magari sbagliando, ma di dare più importanza al contenuto che alla forma. Quindi, insomma, l'importanza di seguire quello che è il proprio istinto, di conoscere qual è il proprio desiderio, spesso appunto attraverso gli incontri che si fanno, le persone che si conoscono, quelle che si vedono realizzate, non tanto un desiderio, secondo me, legato a beni materiali, quanto a come condurre la vita, insomma, qual è il centro di interesse per la tua vita, insomma. Da questo punto di vista, insomma, io sono anche stato fortunato, ho incontrato delle persone significative. L'altra cosa è comunque anche il debito di gratitudine che io sento di dovere anche nei confronti delle persone che mi hanno amato. Mi riferisco anche ai miei genitori, insomma, ero figlio unico, no? E da questo punto di vista, per esempio, è bello, il primo libro di Marco Aurelio a se stesso, che dedica al ringraziamento, insomma, al ringraziamento verso tante persone a ognuna delle quali lui deve qualcosa, insomma, un debito di gratitudine. Da ognuna di queste persone lui ha imparato e deve quello che è un suo valore, un riconoscimento per quello che questa persona ha rappresentato per lui e per quello che gli ha dato come valori, come trasmissione di valori. L'importanza dell'eredità. Adesso è più difficile trasmettere questa eredità ai figli, no? La sensazione che ho è quella che, appunto, perché i tempi sono cambiati così tanto, noi anziani siamo meno interessanti. Non abbiamo più dei valori che possano essere così trasmessi automaticamente ai figli. Le cose sono cambiate così tanto che quello che noi abbiamo da dirgli, insomma, quello che abbiamo da trasmettergli non è più interessante, non è più attuale, lo cercano altrove, insomma. E qui è
qui il rapporto è anche difficile, insomma, i figli da questo punto di vista, insomma, no? Rimane il piano affettivo, insomma, quando c'è, ma il piano culturale, il piano valoriale, insomma, da dare ai figli è difficile, proprio perché vivono spesso situazioni molto diverse, molto sono cambiate, insomma, troppo rapidamente. Ritornando alla stella, ai valori guida, secondo me, che sono quelli dell'umanesimo, insomma, no? Del riconoscersi come uomini, di non dovere a un'entità superiore, a un essere superiore, la propria vita e quindi il proprio destino, il proprio futuro, insomma, di vivere insieme tra uomini il destino qui sulla terra, la vita qui sulla terra, insomma, questo per me, questo umanesimo laico, insomma, che ci deve essere, insomma, che si deve trovare, che è fatto anche di rispetto, di tolleranza reciproca per quanto possibile, insomma, di rispetto anche per la diversità, come dire, di adeguamento di volta in volta di quelli che sono i nostri principi, le nostre idee, con quello che poi troviamo nei momenti attuali della vita, insomma, o trovo nei momenti attuali della vita. E quindi ogni volta fare un po' un bilancio, no? Soppesare quello che si può rinunciare dei principi che magari mi pongo o di quello che vorrei in rapporto a quello che trovo. Non vedo il compromesso sempre come un qualcosa di negativo. Penso che chi così vive soltanto di grandi idee e vuole essere coerente a tutti i costi, insomma, non sia il massimo. Bisogna avere, almeno io cerco cerco un equilibrio in questo senso, insomma, di adattare sempre, no, i principi più generali a quello che sono le realtà che si trovano. Altra cosa che magari così guida, può essere un'idea guida, insomma, è quella di non voler sempre subito capire, di non voler sempre interpretare, come dire, affidarti al primo istinto, insomma, osservare prima una cosa e poi agire soltanto quando so, presumo di sapere, gli effetti di questa azione o che questa azione è utile. A volte si agisce d'impulso e magari si fa del male. È meglio sempre capire prima, guardare, osservare, prendersi un attimo di tempo e poi agire quando si sa cosa si va a fare. Si riesce più a prevedere il massimo degli effetti possibili. Quindi una certa prudenza, no? Anche nell'azione, insomma. La vita, appunto, perché è una, perché è importante, io cerco di averne cura, per quanto posso, insomma. E quindi da questo punto di vista anche cerco di evitare quei comportamenti, bere, fumare, altre cose che possono, in un certo senso, compromettere questa salute, senza essere ossessivo, cioè non sono ossessivo per la salute, non, anche il dolore, insomma, no, uno è qualcosa che va anche sopportato, elaborato, non sono uno di quelli che prendono la pastiglia al primo insorgere del dolore, che non sopporta il dolore, che non. Ma cercare di mantenere la propria integrità, credo sia un dovere che abbiamo verso noi stessi, quello che io sento verso me stesso e anche verso chi ti sta vicino, chi ti vuol bene, insomma, no? Perché anche chi ti sta vicino soffre se tu stai male, se lui ti vuol bene. Quindi cercare di dare meno preoccupazioni agli altri possibile per quello che può essere la tua integrità. Quindi un dovere, insomma, che abbiamo di mantenere il più possibile la nostra
la nostra salute, insomma. Poi un certo senso del dovere anche in generale, insomma, no? Quello di essere di parola, insomma, di essere affidabile. Credo insomma, io cerco di essere affidabile quando mi viene dato un compito, mi assumo un impegno, cerco di portarlo avanti. È una questione di responsabilità, insomma, questa è un'altra cosa che fa parte, secondo me, dell'essere maturi, insomma, essere responsabili, responsabili di sé, degli impegni che ci si assumono. Questo così, insomma, questo a volte viene una cosa importante, insomma, se si vuole avere anche il rispetto da parte degli altri, o di avere la considerazione, insomma, da parte degli altri. Ovviamente anche qua, come dire, ci sono cose più o meno importanti, ecco, sulle cose importanti, su quelle che muovono anche gli altri, è importante essere affidabili, io cerco di esserlo, insomma. Quindi se mi prendo un impegno cerco di portarlo a termine. Se no, dico non lo so, forse no, stiamo a vedere, ma se dico sì, questo impegno cerco di portarlo a termine, anche se magari a volte mi costa sacrificio. La sincerità, come dire, non penso sia un valore assoluto, ma cerco di essere sincero il più possibile, insomma, quando dico una cosa di solito è quella. Non riesco a bluffare, non riesco a mentire. Si capisce, si legge quando mento, se lo faccio, ma di solito non lo faccio. La serietà, come dire, ci sono dei momenti ludici, dei momenti in cui si scherza, e secondo me l'ironia è una chiave importante da giocare nella vita, no? Soprattutto, e mi è successo di farlo anche qui su YouTube, soprattutto quando si è di fronte alla stupidità, no? A volte l'unica chiave possibile, perché spesso il ragionamento non tiene in questi casi, no? Gli stupidi ce ne sono, insomma, chi ragiona in maniera stupida, insomma, no? Perché spesso sbaglia i presupposti del ragionamento, i fondamenti, i tempi di quello che dice o di quello che fa. Ma spesso hanno dei meccanismi di difesa molto serrati, quindi, insomma, è meglio evitare di entrare in discussione con loro. Di solito hanno vinta loro. Cioè, alla fine poi si rinuncia, insomma, non è il caso. Allora a volte l'unico modo diventa l'ironia. Trovo che sia ironizzare una cosa bella, insomma, fa parte delle persone anche fantasiose, così, insomma, saper ironizzare sulle cose che magari diventano troppo serie o potrebbero diventare troppo serie, insomma. Sempre sapendo, insomma, stando nei limiti del rispetto, insomma, quindi anche della tolleranza, e sapendo essere seri e responsabili nel momento in cui invece è richiesta la serietà e la responsabilità. Pensare è importante, ovviamente. Pensare senza credere di aver raggiunto la verità, insomma, diffidare sempre, secondo me, io diffido di chi ha la verità. E forse questa è anche una cosa bella del mondo, il fatto che non ci sia una verità. Quindi lascia spazio a tutte le interpretazioni possibili del mondo, non avere una verità. Questo non toglie il fatto che chi pensa possa costruirsi una propria verità, con la consapevolezza che quella verità è la sua verità, non è la verità per tutti, che quindi lo deve portare a essere rispettoso anche nei confronti delle verità altrui. Pensare
E quindi avere una linea, una cosa che ci guida, insomma, valutare di volta in volta le situazioni. E anche essere intuitivi, secondo me, è un canale importante. Io non so, forse mia mamma aveva un negozio e io quando ero piccolo riuscivo a capire mia mamma quando diceva una cosa che non era esatta, magari faceva finta che quando diceva a un cliente, per esempio, che il vestito era venuto perfetto e magari è rimasta una macchia, lei sapeva che c'era la macchia, insomma, cercava in qualche modo di fargliela passare, insomma, no? Leggevo la sua espressione, capivo quando non era del tutto sincera, e a volte, insomma, chi ha la bottega, insomma, non sempre riesce a esserlo completamente. Beh, insomma, ma questo da bambino mi ha aiutato poi a imparare a leggere anche, no? Nell'espressione, nel modo come gli altri dicono le cose. Leggere, capire quando sono sinceri o quando anche insomma la mimica fa pensare che non ci sia del tutto sincerità in quello che dicono, insomma, la mimica, gli atteggiamenti, le cose. Quindi intuizione, insomma, intuizione poi mi è servita anche nel lavoro di medico, insomma, no, spesso. Ci sono delle cose a cui ci arrivi molto di più per intuizione che per ragionamento. Poi magari ti serve anche il ragionamento, ma in molte situazioni mi ricordo di averle risolte o di essersi arrivato più per una questione di intuizione. Una cosa che mi faceva pensare un'altra, c'era stata così, qualcosa che era già successo. Insomma, piccoli segni, insomma, no? Che sono legati all'intuizione, leggere nei comportamenti degli altri, insomma, nella faccia che fanno, nell'atteggiamento che hanno, nel perché la scelta di quel momento, di quel luogo, e quindi capire perché fanno questa cosa, insomma. Ecco, quindi non so, forse non c'è una sola stella che ci guida, insomma, che mi guida. Però, insomma, l'insieme di questi elementi probabilmente permettono, no, di orientarsi in una certa cosa. Un atteggiamento anche nei confronti della realtà. Non so, mi ricordo che l'episodio che mi ricordo da piccolo, a Bassano, c'era la fiera. Ai primi di ottobre, no? E a me piaceva quando uscivo dalla scuola, dalle elementari, no? Andare a vedere la fiera, la gente. Poi mi piacevano molto i baracconi, baracconi, no? Le bancarelle, no? Poi c'era il camion che tiravano giù e insomma mostravano le cose. Mi ricordo che ce n'era uno che cominciava buttando dei pacchi, no? E regalando le cose, no? Buttava questi pacchi, regalo, regalo, no? E allora la gente era diffidente perché insomma, si diffida sempre, no? Di chi ti regala qualcosa. Dove sta il trucco, no? E allora questo qua era bravino perché a me piaceva stare a guardare, non avrei preso il pacco, ma mi piaceva guardare. E allora poi ogni tanto c'era qualcuno che prendeva il pacco e lui glielo dava e regalato, bravo, insomma, ha dimostrato fiducia, no? Poi diceva, vabbè, una volta che li aveva regalati, poi passava alla fase 2. Allora, a quel punto diceva, chi mi dà, che so io, 100 lire? No, forse meno, ma insomma, chi mi dà un po' di lire per questo pacco? Non si sapeva cosa c'era dentro, erano pacchi incartati, come scatole da scarpe, grandi così più o meno, no? E allora qualcuno, poi un po' alla volta, no? Uno diceva, io, e lui poi ringraziava della fiducia, gli dava il pacco e gli restituiva le lire. Poi aumentava la posta, non so, chi mi dà 200 lire per questo pacco, no? Allora si faceva viva un po' di più gente, no? E diceva, gli dava 200 lire,
E lui gli restituiva il pacco. A questo punto la gente si faceva più sicura, no? Chi me ne dà 500 di lire per questo pacco? Alzarono quelli che danno 500 lire, lui gli restituiva 500. E intanto alzava la posta, no? E poi arrivava, non mi ricordo se a 1000 lire o... Allora 1000 lire erano tanti, insomma, no? Arrivava a 1000 lire o se a 10.000, no? Non lo so. Allora c'erano ancora ogni tanto e poi a questo punto c'erano 10 persone che gli davano 10.000 lire più il pacco con l'idea poi di farsi restituire le 10.000 lire. Però a quel punto là lui gli diceva no, guarda, adesso tu mi hai dato le 10.000 lire per comprare il pacco e quindi insomma ti tieni il pacco e io mi tengo le 10.000 lire. Insomma, no. E quindi... Queste 10 persone, nel momento in cui erano arrivate alle 10.000 lire, quindi si erano fidate un po' alla volta di questo personaggio, si erano fidate e poi si erano tenute il pacco in realtà, insomma, no? E quel pacco l'hanno pagato molto di più di quello che valeva. Dentro probabilmente c'era un piccolo vasetto, insomma, una cosetta da pochi soldi. Morale della favola, poi lui aspettava una mezz'oretta, chiudeva baracca e burattini e dopo mezz'ora ritornava con la sua routine finché trovava altri 10 che gli davano altre 10.000 lire, no? E io mi divertivo allora a guardare come funzionavano questi meccanismi. E ho imparato allora, insomma, poi una cosa che mi è rimasta è la curiosità di non partecipare a queste cose qua, ma di guardare i meccanismi. Non so, mi è capitato di andare in casinò, per esempio, non so, una volta su una nave e non avrei mai avuto voglia di giocare, però la curiosità di guardare, cioè di guardare il giocatore, come il croupier, come si muoveva, queste cose qua. Quindi di cercare di scavare nei meccanismi del gioco, a volte anche della truffa, insomma, no? Come si sviluppano senza l'ansia di partecipare, insomma, mi è bastata una volta, ma insomma, dove mi hanno incastrato, che ero molto giovane, insomma, ma per ingenuità. E ecco, mi pare che ci siamo detti tutto. Un saluto.